Vi do il benvenuto sulla Libertà TV per il primo di tre videocollegamenti che facciamo per presentare il libro di Massimo Camisasca, Abita la Terra e Vivi con Fede, edito da PM Mondadori. Lo facciamo insieme all'autore, Monsignor Camisasca, Vescovo di Reggio Emilia Guastalla, che salutiamo, ben trovato. Saluti a tutti. E insieme a lui quest'oggi è in collegamento da Roma Mattia Ferraresi, giornalista, scrittore, a sua volta è stato Newman Fellow alla Università di Harvard ed è autore di diversi libri, l'ultimo dei quali per Einaudi, Solitudine, il male oscuro delle società occidentali. Ben trovato, Mattia. Salute a tutti e grazie dell'invito. Bene, allora partiamo da l'autore, Monsignor Massimo Camisasca. Questo libro raccoglie in 10 capitoli contributi maturati lungo gli anni del suo episcopato in terra reggiana per dare un contributo positivo, come dice il sottotitolo, per costruire il futuro attraverso le sfide del nostro tempo. Poi siamo entrati di colpo in una sfida gigantesca, drammatica, globale, questa pandemia. Che cosa ha oggi da dirci questo testo, Don Massimo? Sì, innanzitutto saluto coloro che ci ascoltano e che mi ascoltano. Voglio dire questo, la domanda che mi sono posto e anche l'urgenza di questa presentazione è determinata dal fatto che questo libro è uscito agli inizi di febbraio e quindi non è stato conosciuto. E quindi ho desiderato, dopo la pandemia, perché considero che siamo in un dopo e penso anche psicologicamente e spiritualmente che dobbiamo entrare in un dopo, non per allentare le attenzioni, ma per aprirci a una posizione costruttiva, perché si tratta realmente di entrare in una ricostruzione. Bene, appunto, finito la pandemia, ho detto, insomma, voglio farlo conoscere attraverso delle voci profonde, delle voci amiche. Questo libro, è vero, nasce da 9 anni di lavoro, 9 anni di riflessione su quali fossero i problemi più gravi che mi trovavo ad affrontare nella società emiliana e più in generale che vedevo nella società italiana ed europea, e sono stati i miei discorsi alla città anno per anno che poi ho rivisto per questa pubblicazione, ho dato loro un ordine nuovo e ritengo, ecco, questa è la parola che voglio dire, che non siano passati di moda in questi 2 mesi. All'inizio della pandemia si diceva tutto cambierà, poi si diceva cambierà qualcosa, poi forse qualcuno pensa che non cambierà nulla, io penso invece che cambierà qualcosa, ma se sarà bene o male dipenderà da noi. E allora questo libro è un po' un aiuto a una costruzione positiva, vuole riandare ai cardini della vita dell'uomo, il suo rapporto con l'infinito, il suo rapporto col lavoro, il suo rapporto con la donna e della donna con l'uomo, con i figli, il rapporto con il mondo, quindi l'ecologia, il tema dell'educazione e della trasmissione attraverso le generazioni perché ci sia storia. Insomma, tutto questo viene affrontato nel libro ed è, a mio parere, non perché ne sono l'autore, non perché voglio venderlo, ma sinceramente molto attuale. Perché se dobbiamo ricostruire, dobbiamo chiederci partendo da che cosa, avendo alle spalle che cosa, e sapendo guardare in avanti con quale fondamento di speranza. Ecco, questo è un po' il mio tentativo che offro ai lettori. Allora, giriamo subito la domanda sull'attualità, non si può non partire dall'emergenza sanitaria, a Mattia, giornalista del Foglio. Mattia ha lavorato anche negli Stati Uniti, dove adesso la crisi sta mordendo molto forte. Come ci sta cambiando, se ci sta cambiando, ma penso proprio di poter dire di sì, questa situazione straordinaria, Mattia?
Intanto vi ringrazio per questo bel invito e ringrazio Monsignor Camisasca innanzitutto per aver scritto questo libro che ci offre degli orientamenti importanti per leggere il momento in cui stiamo vivendo. Io credo che certamente questa crisi che stiamo attraversando lascerà una traccia, però allo stesso tempo sono cauto, forse più cauto rispetto a quanto ha detto Monsignor Camisasca, nell'individuare subito grandi temi di cambiamento. Una parte di me, diciamo la parte forse più del cronista e quindi un po' corrosa anche da un certo quasi cinismo, tende a pensare che insomma non... Poi ritorneremo a fare quello che facevamo prima, e insomma ci abitueremo anche a questo e passeremo anche questo. E che in un certo senso si può anche dire che, soprattutto per chi fa il mio mestiere, è facile vedere come in un certo qual modo la circostanza che stiamo vivendo ha anche reso macroscopici certi problemi, certi difetti, certe brutture, ma non è di questo che voglio parlare nel rispondere a questa domanda. Parlerei piuttosto del bene, di quello che il filosofo Silvano Petrosino, che conosco da tanti anni, ha recentemente detto in un'intervista: il bene con la B minuscola, che io trovo sia la questione che va ricercata in questo momento, in un contesto in cui un grande male ha attraversato il mondo. Io credo che il bene non vada ricercato tanto nel sistema, nelle risposte che ha dato il sistema, o nelle grandi azioni collettive, o nelle risposte dei governi, che certamente alcune sono state animate da un grande desiderio, da una grande capacità di fare il bene, ma in un bene più, appunto, un bene che si scrive con la B minuscola, cioè il bene delle persone che nel silenzio hanno contribuito nel silenzio e nel lavoro hanno contribuito a fronteggiare la crisi negli ospedali, ma non solo, alle persone che hanno saputo accogliere, assistere, perdonare, stare vicino alle persone che magari non erano malate, ma si stavano ammalando di solitudine, di disperazione. Diciamo, secondo me, più che quello su cui insisterei io, più che ricercare nelle grandi risposte delle grandi organizzazioni, che io invece trovo che abbiano mediamente deluso le aspettative, ci si aspettava le grandi soluzioni politiche, le grandi soluzioni scientifiche, le grandi capacità di reazione di una società abituata con l'alleanza, con la scienza, con la tecnica a essere signora e padrona dei destini. Ci si aspettava questo, era lecito che l'uomo contemporaneo si aspettasse questo, e invece lì è dove è arrivata la delusione, e invece la grandezza io trovo sia stata nella capacità di esprimere e di vivere un bene dentro le circostanze, anche forse soprattutto da parte di chi non è visto da nessuno e di chi fa un gesto o dice una parola di conforto, di perdono o di speranza senza che questa abbia un eco sui giornali o venga raccontata. Mi sembra che una delle chiavi di questo libro sia proprio quella di sottolineare chi contribuisce a costruire la speranza proprio nelle piccole cose, nella vita quotidiana. Ecco, il libro che prende il titolo da un poetico versetto del Salmo 37, si intitola proprio «Abita la terra e vivi con fede». Vorrei fermarmi su questa parola, fede. Ti chiedo, Mattia, c'è ancora spazio per la trascendenza in questo mondo schiacciato adesso più che mai dalla preoccupazione economica? Rispondo con una citazione dal libro che mi ha colpito e che può essere forse
forse utile per provare a rispondere. Scrive Sua Eccellenza: tutta la vita dell'uomo, con le sue grandezze e le sue contraddizioni, quando non è censurata, rivela alla ragione e al cuore il nostro costitutivo bisogno che qualcuno ci salvi, che qualcuno ci mostri il senso di tutto, della gioia come del dolore, del sacrificio come dell'esultanza. Non un senso astratto, consolatorio, ma un significato che ognuno possa verificare nell'esperienza e che rispetti la dignità della nostra ragione. Ecco, io trovo che questa ci fornisca una possibile risposta, che mi sembra fondamentalmente profondamente adeguata a ciò che il cuore dell'uomo desidera, e ancor più adeguata quando ci si trova di fronte, come siamo, a una circostanza che amplifica la nostra fragilità, ci mette a nudo ulteriormente e ci ricorda in maniera drammatica la nostra mortalità. E ricordandoci questa caratteristica, acuisce come questo bisogno strutturale che qualcuno ci salvi, che tutto sia salvato, che ogni aspetto della vita sia salvato. Ecco, io credo che questo sia un momento che in un certo senso ripropone in modo più potente queste grandi questioni, per cui io vedo, mi sembra di vedere che questo bisogno della trascendenza, cioè di una vera salvezza, non solo di una risposta consolatoria, come dice Monsignor Kamisaska, sia particolarmente vivace, particolarmente forte, anche, sottolineo, di fronte a un certo ridimensionamento di aspettative che avevamo nelle capacità umane di risolvere tutti i problemi in maniera istantanea, corale, semplice, e che gli strumenti che abbiamo a disposizione, specialmente quelli scientifici, potessero essere in grado di svelare l'ignoto che la scienza si trova a osservare. E invece questo ignoto non è soltanto un ignoto, è un mistero, e quindi contiene sempre l'esigenza di una risposta che sia adeguata a sé, che sia adeguata quindi al mistero, e non sia soltanto l'ignoto di cui parla la scienza, cioè che è semplicemente ciò che non è ancora noto. Per cui rispondo convintamente, in modo affermativo, a questa domanda: se c'è questo bisogno di trascendenza, certamente, e certamente se osserviamo le circostanze in modo non superficiale, le circostanze che stiamo vivendo, io credo che ci sia una assoluta necessità di riscoprire una dimensione fraternale, una dimensione di fraternità, che è uno delle grandi dimensioni dimenticate dell'illuminismo. Se pensiamo al motto della Rivoluzione Francese, la fraternità era uno dei tre, e non si è era uno dei tre grandi ideali, ed è quello che è stato più trascurato. Quindi anche nel mondo secolarizzato, laico, anche negli ambienti più lontani dal cristianesimo, c'è come sempre stato questo riflesso, questa nostalgia di una dimensione fraternitaria, che si è rivelata, quando privata di un fondamento stabile, non solo un'illusione, ma anche la fonte di grandi violenze, la fonte anche di grandi ideologie, che in fondo tutte le grandi ideologie del Novecento riproponevano versioni di una speranza di fraternità trasformate nel loro delirio, nella loro versione idolatrica e delirante. Per cui dico, c'è sempre stata, la storia anche della modernità è innervata da questo desiderio, e quindi c'è sempre la speranza che una fraternità buona sostituisca le fraternità fraintese o fondate su premesse fragili, quindi con un potenziale degenerativo evidente. Anche in questa circostanza c'è sempre questa speranza di una comunione pacifica fra gli uomini. Certo, un'altra parte di me tende a sottolineare
come questa circostanza in particolare, cioè una pandemia, invece cospiri in maniera veramente tragica in un certo senso ad allontanarci non solo fisicamente, perché l'altro è il portatore di una malattia e quindi il distanziamento sociale, come si chiama, io credo non possa non avere delle ricadute anche molto serie su come ci percepiamo. Siamo corporei, ci conosciamo e ci rapportiamo anche con il corpo. L'idea che ci penseremo come penseremo l'altro come possibile portatore di contagio, io credo cambierà profondamente il nostro modo di rapportarci. Ma anche, sottolineo negativamente, anche alcuni fenomeni che mi preoccupano e che credo che vadano, che siano nemici della idea di fraternità che tu evochi, quello della il controllo dei comportamenti degli altri, la sorveglianza che diciamo le autorità e i governi saranno tentati di imporre, la sorveglianza degli uni agli altri, una certa idea della delazione di chi non si comporta correttamente secondo norme. Ecco, tutti questi sono secondo me nodi e sono certamente nemici di un'idea buona di fraternità. Quindi secondo me si tratta di riandare ai fondamenti. Che cosa può fondare una fraternità buona, umana, pacifica, che ci permetta di convivere facendo o aspirando a fare il bene? Ultima domanda, Mattia. C'è nel libro un ultimo capitolo dedicato all'ecologia che, riprendendo la Laudato Si di Papa Francesco, porta a ragionare di sviluppo umano integrale. La domanda che ti faccio è sul cristiano, l'uomo di fede, che è sempre chiamato in ogni tempo, in ogni circostanza, a dare il suo contributo per questo sviluppo umano integrale. Quali sono, secondo te, i settori, i campi in cui la presenza cattolica oggi è più necessaria? Sarei tentato di rispondere che tutti sono i campi in cui il cristiano è chiamato ad agire, ma ne selezionerei due in particolare. Uno, il primo che sottolineerei è quello della politica, e qui mi inserisco nel pensiero, e secondo me è uno dei capitoli più illuminanti nel libro di Monsignor Kamizaska, quello dedicato alla politica, proprio per un'idea, perché illumina non solo la responsabilità politica dei cristiani e il senso della chiamata alla politica dei cristiani, ma illumina anche alcuni fraintendimenti che ci sono stati e dà alcuni strumenti per scioglierli, insistendo sul fatto che è importante fare con chi è impegnato in politica un percorso di fede e capire che cos'è, ritornare ai fondamenti di che cos'è la fede, non fare nuove scuole di politici cattolici o nuove scuole di politica cattolica. Quindi questo, in questo senso, io credo che lì sia indicata, e il Vescovo indichi, una dimensione sempre stata decisiva, ma mai come oggi, io credo, perché è bisognosa di una certa purificazione, forse di rifare proprio dei passi anche a livello di pensiero e di fondamento. L'altra dimensione è quella della scienza, io credo. Mi è capitato recentemente di parlare con molti scienziati e trovo che questa circostanza sia drammatica e tragica che stiamo vivendo abbia almeno un aspetto favorevole che individuo, quello di avere svelato che c'è una grande discrasia fra la scienza e che cos'è la scienza e l'immagine che abbiamo della scienza, l'aspettativa che le persone, che chi non è scienziato ha dalla scienza, che è un'aspettativa che io definirei idolatrica, un'aspettativa che la scienza possa risolvere tutto. Parlando invece con gli scienziati, cioè con gli scienziati seri, chi la scienza la fa davvero rispettando nel metodo e cosciente dei suoi limiti,
uno scienziato serio, che è serio con la materia che ha davanti, anche senza nessuna prospettiva religiosa, arriva invece a riconoscere quanto la realtà è non solo complessa, ma anche densa, stratificata, il mistero in essa occhieggia ovunque, è piena di cose che non si sanno e forse non si sapranno mai. E lo scienziato stesso, anche i grandi matematici, sono sempre sulle soglie di una conoscenza che è sempre imperfetta, in cui tutto sfugge. Ecco, io trovo che ci sia una dimensione della ricerca scientifica in cui non solo l'atteggiamento religioso è adeguato, ma io credo dia un grandissimo contributo, e ci sia un'alleanza profonda, ma non un contributo perché il cristiano può aggiungere come dall'esterno la rivelazione all'ordito della natura, ma dall'interno stesso dell'indagine della natura emerge l'evidenza di un grande mistero che domina. E questo, parlando con chi la scienza la fa seriamente e non accetta la riduzione che io ho definito idolatrica, che siamo tutti tentati di farne, come una specie di concezione magica della scienza che possa risolvere istantaneamente tutto. Ecco, io trovo che ci sia una chiamata forse particolare per il momento in cui stiamo vivendo a impegnarsi nel mondo della ricerca e nel suo questo mondo affascinante e bellissimo della scienza, che è veramente di una grandezza e di un fascino umano profondo per chi accetta di farlo seriamente e di rispettarne il metodo. La politica, la scienza, alcune delle suggestioni che ci ha offerto Mattia, che ringraziamo, gli ultimi minuti sono naturalmente per l'autore, Don Massimo, per le sue sottolineature finali. Ma vorrei offrire anche un'altra chiave di lettura possibile per questo libro. Questo libro nasce in realtà dalla mia contiguità con tre pontificati, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Non ci sono personalità così differenti nella storia recente della Chiesa che siano assurde ai punti apicali di governo come questi tre papi. E nello stesso tempo ci sono delle logiche con cui sono stati letti e affrontati questi pontificati che sento profondamente estranei a me e sento anche profondamente negative. Sono le logiche degli adulatori e le logiche dei negatori a priori. Quindi quelli che, e li ho vissute queste logiche, li ho viste davanti a me, soprattutto stando a Roma, no? Quelli per cui Giovanni Paolo II era un papa assoluto e quelli per cui Giovanni Paolo II era un buio da lasciar passare. Quelli per cui Benedetto non si capiva niente, quelli per cui Benedetto era l'unicum. E così anche per Francesco, in una forma addirittura ancora più esagerata. Gli esaltatori che ripetono come dei mantra delle frasi e i denigratori che non sanno più veramente quale sia il nucleo della fede cristiana. Quindi questo libro è il tentativo non di dire che c'è una continuità fra i tre pontificati, anzi, io vedo parecchia discontinuità, ma discontinuità all'interno dell'unico cristianesimo. E quindi il libro è anche una proposta di lavoro per vedere che cosa ci hanno insegnato e ci insegnano questi pontificati. In particolare il pontificato di Francesco, perché è quello che stiamo vivendo e da cui questo libro è nato, tentando di riesprimere con mie parole, secondo la mia sensibilità, e quindi non la sensibilità dell'adulatore, ma la sensibilità del vescovo, del figlio, della persona che cerca di capire e di trasmettere. Ecco, questo è anche un senso, il senso forse più profondo di questo libro.
Grazie Don Massimo, avremo occasione ancora di ritornare sulle pagine del nuovo libro, lo faremo, lo ricordo a tutti coloro che ci hanno seguito, il 17 giugno, sempre alle 18.30, ci sarà il professor Stefano Zamagni. Grazie a Mattia Ferraresi che ci ha tenuto compagnia, grazie naturalmente a Monsignor Camisasca e a voi che ci avete seguito. Arrivederci al prossimo appuntamento.